Buongiorno a tutti, io ho fatto questo messaggio, questo video di messaggio per annunziare pubblicamente agli amici e compatrioti che mi presento per le elezioni comunali 2011 nelle liste del movimento Insorgenza Civile, che molti di voi conoscono già perché stiamo operando da vari anni su Napoli, cercando di portare il verbo, la parola del meridionalismo. Innanzitutto, perché mi presento? Mi presento perché, per chi non mi conoscesse, io sono Antimo Ceparano, innanzitutto diciamo questo, Antimo Ceparano, ho scritto vari libri di romanzi, poesie, sono impegnato nel volontariato, nel campo culturale. Credo fortemente che il Sud possa risorgere e che la riscossa principalmente debba partire da Napoli, perché Napoli è l'ex capitale del Regno delle Due Sicilie e come tale assume un forte significato simbolico. Noi abbiamo le risorse per portare uno sviluppo al Sud. Basta dire, come un esempio concreto, che abbiamo la tangenziale di Napoli, che ogni mese versa nelle casse della Benetton, azienda del Nord, Benetton e Soci, oltre 8 milioni di euro. Ebbene, questi soldi, se destinati a Napoli, quindi a Napoli viste anche nella visione di capitale del Sud, possono portare soltanto dei benefici, perché se si traducono in progetto, in progettualità per l'occupazione, in sviluppo culturale, investimenti per la ricerca, perché a Napoli abbiamo, per esempio, la sola facoltà di ingegneria è una delle più avanzate del mondo, sta ai primi posti, quindi abbiamo dei giovani ingegneri che sono semplicemente meravigliosi. Questo soltanto per fare un esempio. Noi soltanto se compriamo una fetta di carne, vi faccio un esempio, e una fetta di prosciutto, lo trasferiamo nelle casse dello Stato nordista, perché ormai lo Stato nordista con la Lega esiste, è un dato di fatto, il federalismo già l'hanno fatto e l'hanno fatto a loro uso e consumo. Trasformiamo 3 euro per 22 milioni di cittadini del Sud, trasferiamo al Nord circa 66 milioni di euro, soltanto comprando una fetta di prosciutto e una fetta di carne, e quindi tante per dire alcune cose. I piccoli negozi vanno aiutati e non massacrati con i grandi supermercati, che a loro volta trasferiscono le risorse economiche dal Sud al Nord, perché i supermercati non sono in nessun caso costituiti da aziende meridionali, ma c'è la Coop, ci sono aziende francesi, c'è di tutto tranne che forti gruppi meridionali. Bene, e questi supermercati hanno ammazzato il commercio, hanno ammazzato la piccola azienda, la piccola industria meridionale, che noi possiamo rilanciare. Possiamo rilanciare con l'istituzione di una tassa unica, anziché buttare, faccio un esempio, tassa della spazzatura, tassa di questo, tassa di quell'altro, facciamo una tassa unica rapportata poi al volume di affari del negozio, diciamo, un negozio di 20.000 che fattura 20.000 euro all'anno, per esempio, faccio un esempio, si potrebbe fare una tassa di poco meno di 2.000 euro, 1.700-1.800 euro all'anno, in questo modo favorire anche il piccolo negozio, che in questo caso potrebbe anche assumere delle persone. Recuperare la tradizione del lavoro a Napoli, per esempio Napoli una volta era fortissimo nel produrre la produzione delle scarpe. Bisognerebbe mettere degli istituti dove questa tradizione, non solo delle scarpe, forse che oggi vanno la maggiore, si parla tanto di moda, ma creare un forte polo della moda a Napoli, portando competenze e serietà nella città attraverso l'istituzione di un grossissimo centro dove i giovani possono rimparare, riacquistare quel ruolo dell'artigianato che fa fenomenale a Napoli. Io penso che noi possiamo fare delle cose. Queste e tante altre proposte sono in cantiere. Per queste proposte noi ci batteremo, Insorgenza si sta battendo
per dare al sud, e quindi iniziamo da Napoli proprio come capitale del sud, quel ruolo che purtroppo le hanno sottratto. Non siamo né di destra né di sinistra, nel senso che non è che non abbiamo una nostra visione sociale delle cose che coincida da un punto di vista della ex destra o della ex sinistra, ma io preferisco dire che siamo portatori di valori, valoristi. Ci schiereremo con chi nei fatti vorrà attuare una politica di sviluppo per Napoli, con le persone serie. In questo contesto io mi presento alle elezioni. Se volete darmi la vostra preferenza, mi fa piacere e accetto volentieri questa responsabilità. Se non me la volete dare, allora votate semplicemente in sorgenza civile. Arrivederci.